Sì? C'è stato un sparatorio al 39 di via Siacci. Cominciamo presto oggi. Ci sono morti? Sì, uno sembra. Tre rapinatori sono stati bloccati da un inquilino, ma sono riusciti a chiudersi dentro un appartamento con degli ostaggi. E va bene, andiamo. Giubbotti antiproiettili e tiratori scelti. Avverti il questore Alberti. Polizia. Senta, la sua collaborazione è stata preziosa. Torni pure a casa. Adesso ci pensiamo noi. Danilo, mi sta in campana. Ehi voi, laggiù. Mi sentite? Un momento, eccolo. Allora? Abbiamo deciso. Vi diamo 20 minuti. Se fra 20 minuti non ci date il pulmino, facciamo una strage. Ragazzi, tra 20 minuti avrete il pulmino. L'importante è che non vi facciate prendere dal panico. State calmi e sarà meglio per tutti. Stammi a sentire, Boy Scout. Se continuate solo a fare delle prediche, noi ammazziamo tutti. E non fate scherzi. Ne vuoi un po'? Ah, va fatti fottere! Rincoglionita! Allora, che hanno detto? Ci faranno uscire, sta tranquillo. E ce ne andremo via da questo paese di merda. Che bella, io voglio andare in Africa, mi ci sta zitta! Uffa, che rompi palle però. Danilo, tu non ti muovere. Io salgo un attimo su Daghini. Va bene. Buongiorno, signor questore. Buongiorno. Che cosa chiedono? Vogliono un pulmino. Ci hanno dato 20 minuti. Ci danno solo 20 minuti. E magari sono anche drogati. Beh, è meglio contentarli. Dov'è il commissario Ghini? È su in terrazza. Che venga giù subito. E dica a questa gente di sgombrare. Signori, per cortesia. Che aspettano a chiamare? Non ce la faccio più. Se entro 5 minuti non chiamano, io l'ammazzo tutti. Tiè, fumati questa. Fai un paio di tirate che ti rimettono al mondo. Commissario. Sì, che c'è? Il questore le vuole parlare. Digli che aspetti, io lo vado a fare. Vuoi un po' di marmellata? È tanto buona. Eh? Ma che c'hai nel cervello? Stronza! Ma che vuol fare, Ghini? Ehi, voi, mi sentite? Ascoltatemi bene. Io sono il questore Alberti, accettiamo la vostra richiesta. Abbiamo già disposto per il pulmino, è questione di tempo. State tranquilli, vi accontenteremo. E sarà meglio. Abbiamo bisogno ancora di un'ora. Un'ora? Sei pazzo? 15 minuti e non uno in più. E allora, mollano. Mollano. Ho parlato col questore e quello ha capito che facciamo sul serio. Gli ho dato un quarto d'ora. Allora, d'accordo. Ok, tra 2 minuti entriamo in azione. Bene, vai. Allora, tra 2 minuti entriamo in azione. Signore, è passato. Come si sa? Sta calmo, tu. Cammina. Danilo, chiamo un'ambulanza. La vuoi un po' di marmellata, che è così buona? No, grazie, sono a dieta. Le è andata bene, Ghini, ma è stata un'azione da... Da pazzo. Dov'è? Dov'è il pazzo? Prova a guardarti allo specchio. Da 21, commissario Ghini. Commissario Ghini. Attentato in via l'Adriatico, 3 morti, tra cui il commissario Taddei. Vado sul posto. Chiudo.
Vediamo Scipioti, Igore e ho visto tutto. Dunque, gli posso raccontare per filo e per segno. Due sono scappati, uno era d'Archiato e Moro. Ne è sicuro? Sicuro? Se io lo dico, me deve crede. Poi io qui nella zona sono conosciuto, se può informare. Mica sono fregnacciaro. Gli altri testimoni giurano che i banditi erano solo tre. Ma io abito qui, al primo piano. Che io non sapevo meglio di me. Io mi stavo a far caffè. Tutta un botto ho sentito un casino di spari. Manco mi affaccio che quei due erano già stesi per terra. Dopo quanto è arrivata l'altra auto della polizia? Io non vorrei fare la spia, ma un po' ci hanno messo, eh. Io sono sceso e mi sono accorto che c'era anche un altro morto dentro la macchina. Vuol dire il commissario Taddei? Non lo so come si chiama, quello dice che è il capo dell'antirapina. Ma lui ce l'aveva la scorta su un'altra macchina, ma quelli non gli hanno dato il tempo manco da rifiatare. Gli hanno scaricato addosso un vagone dei proiettili. Ma lei che giornalista, se potrebbe via qualche lira questa esclusiva? E chi lo sa? Sempre il primo ad arrivare, eh? Ciao. È il sesto poliziotto che ammazzano dall'inizio dell'anno. Lo so. Siete proprio una strana razza voi giornalisti, sapete tutto. Ma scrivete solo quello che vi fa più comodo. Ti sembra il caso di aprire una polemica proprio qui? Ma sì, lasciamo perdere. Ci metteranno te a capo dell'antirapina adesso, non no? Lo so. Sei l'unico, secondo me, che possa prendere il posto di Taddei. Può darsi. È sempre un piacere parlare con te. Hai un gettone? Sì, a chi telefoni? Vuoi sapere altro? Cicci, io metterei qualcosina sotto i denti, non so, un toast, una pizzettina. Cosa ne dici? Ma ti dirò che anch'io ci avrei un po' di appetito. Lo vedi? Mm. Cicci, andiamo in quella trattoria, dai, che mi piacciono i locali caratteristici. Ma te io... no, ha un'aria così tipica, come dire, folcloristica. Ma io il mangiare dei romani lo trovo di un pesante, però può darsi che una bella cassola alla milanese la sappiano anche fare. Ma dai, in un'osteria romana vai a chiedere una cassola. Ma con quel nome lì non ti sembra un po' troppo volgare? Ma su, Cicci, i romani sono un po' volgari, ma sono simpatici. Senti, hai chiuso la macchina? Sì, io vengo a Roma e mi dimentico di chiudere la macchina, ma ti pare, voi? Ma che roba. Fa schifo questo posto. Io invece lo trovo favoloso. Boh. Senti, te, me lo trovi un tavolo? Uè, dico a te, me lo trovi un tavolo? Perché tento lo sa cercare? Ma senti che volgare questo Pirla. Pirla? Ah, un brutto stronzo. Pirla ci sarà te qua, zozza frascica sfacciolata rotta un culo di tua moglie, capito? Andiamocene, Cicci. Qui mi si manca di rispetto. Sì, sì, Gioia, andiamo via, uè. Ma ando cazzo andate. Ma vedi questi. Ah, dottor, beh, scusi, ma voi siete forestieri, no? E forse non ce lo sapete, ma questo è un ristorante dove si dicono le parolacce proprio per attirare i clienti, capito? Per motivi turistici. Va bene, ma lei però è un po' esagerato, c'è dato pesantuccio, eh? No, ah, dottor, ma quale pesantuccio? Se dicessi quello che penso veramente, allora sì che sarebbero cazzi suoi. A Jürbrenner, accompagna la signora Cormarchese al tavolo vicino al cesso, corri, va. E di qui, prego, allora, passervi, no? Grazie. Ah, già vi siete strafogati, eh? Mo' vi porto il dolce e il caffè. Monnè, oggi sono stata al comune. Beh? E i carti sono pronti. E se i carti sono pronti, perché non te ci pulisci il culo? Monnè, sì. Bello di papà, amore mio. Vado là a servire, c'è un sacco di gente, corri. Scusi, mi porta la frutta? Subito. Ecco, questa mettetela al culo. Andiamo bene. Ecco, questo è il conto. Levate vedere le palle che ci serve il tavolo. Namo? Scusi, ma la signorina ha ordinato il salame. E tu dai il tuo, che sa frocio. Vedi questo. Ecco qua. Un bel spaghettini alla monnezzara, eh? Chissà come sono saporiti. Monnezza. Bagnate, eh? Oh, che c'è? Te devo parlare. Andiamo da là, va. Allora? Mi serve uno gagliardo per portare la maglia. C'è un movimento grosso. Ah, sì, eh? No, lascia verde, va. Lascia verde. A Gianni, a voi vi piace troppo da sparare. Ma che stai... Non lo so io, no. Lo so come lavori te. Non mi fido. Ah, Monni, non fammi fa brutta figura. C'è un amico che mi ha chiesto un favore. Non è mica un pezzente, è un pezzo grosso. Grosso.
Lo so. Ma l'uomini che ho io non ci vogliono avere niente a che fare con le armi. Noi lavoriamo puliti. Ah, già. Io non mi fido. Ma questo è uno serio, non spara. Lei la persona ce l'avrei. Ma guarda che ci tengo, è da scuola mia. Sta tranquillo. Non fate scherzi. Ha capito? Senti, il telefono mio ce l'hai te? Sì. Di e chiedete Gianni. Mi raccomando, Va tranquillo. Non fa stronzate. Ok, ciao Gian. Ciao. Amore, sì, ma che te piani? Io abbraccio a papà tu, Dillo a papà che è successo. Che è successo, amore di papà, Beh, allora? Buoni, effettivamente. Te credo. Dammi un portafoglio che mi piace la caccoletta. Ma... Bello di papà, c'ha la caccoletta lui. Vedi sti signori? Li vedi? Ecco, sono ricchi, puliti e cattivi. C'hanno i brillanti, i profumi, se danno un sacco di arie, ma quando vanno a cagà, puzzano come noi. Ha capito, amore, sì? Cosa c'è per secondo, per cortesia? Ah, signor, per secondo c'èmo la porchetta a pecorina. Come cucinata? Col fuoco. E c'è un bel ciuffo di rosmarino piantato dentro al bucio del culo. Buona però, Gliela ordino io. Andiamo, pupo, andiamo. Andiamo a ordinare la porchetta per la signora. Mi scusi, Ghini, volevo solo congratularmi con lei. Tra qualche giorno sarà nominato capo dell'antirapina. È un incarico piuttosto ingrato, ma lei forse è l'unico che ne sia all'altezza. Chi è? L'assassino di Taddei. È attendibile? Per quanto può esserlo un identikit. Comunque, potrebbe trattarsi di Lanza. Lanza? Sì, Antonio Lanza. 42 anni, stupri, omicidi, rapine. 3 testimoni fatti fuori prima che deponessero. Solo che Lanza è al soggiorno obbligatorio in Sardegna da un paio d'anni, se non sbaglio. Ah, un'altra cosa. Che c'è? Una comunicazione della Criminal Pol. Belli a Roma. Ah, ci mancava pure questa rogna con tutti i casini che abbiamo. E non è finito. Ah. C'è pure Tocci. È appena uscito e già si è messo al lavoro. Comunque, signor questore, visti i soggetti, se accetterò l'incarico, voglio poter fare a modo mio. Si spieghi meglio. Niente spiegazione. Giudicherà dai risultati. Va bene, va bene. Beh, grazie per la cena. Però non ti capisco. Prima accetti l'invito e poi fai scena muta per tutta la sera. Se volevi un'intervista, bastava chiedermela. Ah, sì? Così non saresti venuto per niente. Dai, non prendertela. Ciao. Ciao, Ghini. Facciamo due mestieri veramente di merda. Fuori i soldi. Sveto, dammi i soldi. Aspetta, dammi l'orologio. Sbrigati! Ecco. E il portafoglio. Portami, mortacci! No! No! Vieni, che è successo? Di là, è andato di là. Ha un giubbetto celeste. Chiamate un'ambulanza. Sì, ha preso il Rolex e il portafoglio. Chiami questo. 3 de coppe sta con me e qua c'è un altro. Va bene. Sai che merda questa settimana da niente, capito? Vabbè. Questo è un pezzo per 25 quarto, voglio l'asso. 2 de 4. Oh, io non ci rispondo. A 2 de coppe ce l'avevi secco? No, secondo. Però me lo sono scartato. Bello stronzo. E quando ci vieni al compagno? Ma mica le credi che ce le possa avere tutte quante io? Oh, ma bene questo. Dai, non si distremo, forse. Allora, è dammi il tempo, no? A chi tocca? Ecco, arrivo. Allora, chi ha calato il piede? Che ne so. Ma ha calato te, ha calato, dai. Mi fa un caffè? Pronto? Sono Ghini. C'è Marchetti? Sì.
Abbiamo di... Che parli con me? Hai fatto tre numeri al telefono. O il 187, o il 197, o hai fatto il 113. E perché non provi a indovinare? E se indovino che me dai? Questo! Ti basta? Fermi. Perché non facciamo quattro chiacchiere? Ti va? Che è, sei nervoso? Gioca. Non mi vale giocare. Gioca. Voi non ve ne andate. Il più bello deve ancora venire. Ogni palla che perdi, guadagni una sberla. E due. Devi stare più attento, altrimenti sai che succede? Che prima che finisca la partita, t'ho cambiato i connotati. Che cazzo vuoi da me? Quello del cesso è amico tuo? Ma chi lo conosce? Io sto a giocare conto mio. E quello lo conosci? Portali tutti dentro. Andiamo, ragazzi. Oh. Anna, no, io sono gente. Finalmente si potrà respirare. Il caffè è pronto, dottore. Non se ne può più di sti delinquenti. Però come clienti non ti puoi lamentare, no? Ma che... Se quelli pigliano un caffè in 12, io li condannerebbe tutti ai lavori forzati. E la gente come te a che la condanneresti? Quanto hai dato per quell'orologio? Quanto è stata valutata la vita di un uomo? Quanto? No, aspetti, io voglio collaborare. Quello che cercate voi è Milone, fa il meccanico. Oltre che ricettatore, sei pure una spia. Marchetti, imbarcamelo. Così il caffè lo fa Regina Celi. C'hai notizie di quel figlio di buona donna di Milone? Che so già un par di giorni che se fa vedere. Ma io gli ho telefonato. A casa non c'è. Ah, chi lo va? Buongiorno. Ah, ti sei ricordato che lavori qua? Ci ho avuto la faccia. Guarda che ti è venuto a cerca uno. Ma non ti ha detto che voleva? No. Non te lo immagini? E così hai un debole per i Rolex, eh? Ah, commissario, io sono innocente. Oh, giuro sulla Madonna del Divino Amore, commissario. Sì, sì, sei proprio convincente. Sei innocente, e chi dice il contrario? Ma sei anche fesso. Conosci il Corano? Se un musulmano ruba, gli viene amputata. Ma che te strilli, scemo? E tu questi rischi non li corri mica. Tu hai la fortuna di essere un ladro italiano, no? Dai, bello. Comando, che stavolta il movimento è grosso. Ma perché? L'altra volta ti ha servito male, forse. E non ti offendere. Ah, Doc, io non mi offendo. Però stavolta un affare ci voglio entrare bene pure io. Tu per adesso devi pensare solo a rimediarmi una macchina e soprattutto a trovarmi chi la deve guidare. Deve essere uno che tiene le palle quadrate, Questo è già tutto risolto. Mo rimedia il Monnezza. Monnezza?
Quello si è ritirato. Si è aperto il ristorante. Senti questa, oh, ma che a bottega ti si sono bevuti il cervello? Dico, vabbè, Caci, c'è una l'incastrato con ragazzino, gli ha fatto aprire il ristorante. Ma il Monnezza è sempre il Monnezza. Dico, un borgata non si muove paglia senza il Monnezza. Da retta a me è sempre il meglio. Beh, molte salute. Ciao. Ah, ricordate, dia belli, di sta tranquillo, che con Gianni se va a corpo sicuro. Sono Monnezza. Senti, è meglio che passi da me stasera. C'ho un movimento per te, capito? Monnè, non posso, c'è un appuntamento. Aspetta un momento, Aranò. Mo che vuoi? Volevo sapere se sto bene vestita così per andare da regista. Quando ci devi andare da regista? Domani. Beh, devi andare da regista domani e te vesti adesso. Ma va in cucina, Maria, qua a lavorare, a far piacere, su. Mannaggia la mignota. No, niente. Allora, intesi? Ma proprio stasera, mi rivedi. Te devo dire proprio stasera. Oh, sembra che mi sta a fare un favore tu a me e so io cosa sto a fare a te, capito? Oh. Oh, Monnezza, senti un po'. Aspetta un momento, Arano. Che altro te sei sciorto adesso, Maria? Secondo te, ma ce lo devo mettere qualche gioiello? Ah. Fa una cosa, guarda. Vai in cucina, ti prendi la forma di parmigiano e te ci fai un ciondolo con una catena di salsicce. Quei prezzi che corrono oggi, ma io gioiello su questo. E metteci pure tu fagioli, eh? Anvedio. Che dice a me? No, dicevo a Maria. Tu se vuoi portagnese, portala. Così se fa la magnata pure lei, capito? T'aspetto. Ciao. Commissario, ho passato la notte davanti a casa di Milone, ma non si è fatto vivo. Ci avrei giurato. Comunque mi sono documentato. Ah, sentiamo. 30 anni, scippi, risse, piccole rapine, furti. Ah, ho anche lasciato due agenti in appostamento. Richiamali. Anche perché quello di agenti, in questo momento... Ce n'è anche troppi che lo sorvegliano, perché l'ho portato a Regina Celi. E così io sono stronzo. Dai, non te la prendere. Piuttosto ci sono un paio di problemi. Vorrei che tu ti fissassi prima bene in mente questa faccia. Ma questa è Lanza. Bravo. Quello che ha ammazzato Taddei. Ma sta attento. Perché? Perché non è tipo da aspettare che tu gli chieda i documenti. E quindi bisogna andarci con le molle. Appunto. Perché quel signore è uno che prima spara e poi domanda chi è. E ora veniamo al secondo problema. Belli. Dunque, sto facendo controllare tutti i residence, gli alberghi e le pensioni. Bisogna accelerare. Ho l'impressione che stia per muoversi. E secondo me l'unica strada è far cantare chi gli fornisce la mano d'opera. Ma allora, uno che ci potrebbe dare una mano è Monnezza. Bravo. Questa sì che è un'idea. Agaccio, aspettami questo, dietro. Ecco, l'ho trovata. Era l'ultima, ma l'ho trovata. Ci vuoi proprio imbriagare? Tanto che vi frega. Paga la ditta. Tieni, bevi. Però sulla nocchia c'ha avuto l'occhio lungo che mi chiasse una pischiavetta come te, eh? Ha saputo proprio fare. Guarda quel fiore che si è piato. Ridi, mazza, quanto sei buona. Erano peato te. Amonè, sto proprio in bianco. E beh, non ti sta preoccupando, ti ho detto che ti devo parlare. Agnese, fatti portare il gelato, eh. Namo. Che me vuoi dire? Sta a sentire. Ho rimediato un lavoretto, va bene? Te credo. Mi rimetteresti al mondo. Guarda però che ti sta attento. Avete finito? Amari, e che fai? Ma mica sarai gelosa della nocchia, no? Mica mo devo sposare. Lo sai che ti dico? Vaffanculo! Oh, ma l'anima dei mortacci tua e desti tu quintali di ciccia! Ma non puoi andare a romper cassa. Allora lo vuoi sapere? Arriva a fanculo, tiè! Oh, e se vado a fanculo io a te che te se incolla, mo bidicche! Un po' di gentilezza. Vabbè, lasciamo perdere, se no mi ci faccio il sangue amaro con questa. Senti, veniamo al sodo, eh. Dunque, io sta gente non la conosco. Sono forestieri. E devi stare attento. Non ti preoccupare. E mi preoccupo sì, c'è di mezzo belli. Se vedi che qualcosa non va, tu, tevi. Hai capito? Lo sai che con le armi io non voglio che ci giocate, capito? Vabbè. Va bene? Vabbè. Ok, ecco, mo ti do il numero del telefono, eh. Chiedete Gianni, ricordati. Vada, c'è la madama. Allora, gli piace il locale, dottore? Beh, io ho voluto far vedere perché io ci tengo. È un po' piccolo, sì, ma ringraziando Dio è pure zozzo. Torni quando vuole, dottore. Vieni. Beh, che voleva? Niente, no. È il gelato. Se lo pigliamo un'altra volta. Monnezza? Buonasera, dottore. Io? Sì.
Vieni a sederti, vieni. Perché? Dovrei parlarti. S'accomodi, prego. Mi dica, dottor. Dai, mettiti a sedere. Ah, non mi azzarderei mai, dottor. Perché? E come? Perché bisogna rispettare le distanze, no? E io sto qui per servire, mica per chiacchierare. Invece io sono venuto proprio per far due chiacchiere. Vabbè, ma io, cioè, per lei posso fare un'eccezione, ma ce la fanno. Con chi stavi a parlare prima? Che ne so, parlo con tanta gente, mica li conosco tutti. Allora, non devi dire che non chiacchieri con nessuno. Ma che si mette a fare sofistico? Beh, devo chiedere conto, devo chiedere se hanno mangiato bene. Stammi, senti, adesso parliamo di Ranocchia. Che gli dicevi? Ah, Ranocchia! Ah, ma vedi, dottore, con Ranocchia siamo cresciuti insieme noi, in Trastevere, eravamo fischelli. Lui c'aveva 7 anni, no, io c'avevo 7 anni, lui c'aveva 5. Monnezza? E mia madre poi... Dai, entaglio, non mi interessa la tua vita. Sono venuto qui per cercare un'informazione su un grosso figlio di puttana. E l'unico che me la può dare sei te. Perché? E perché? Io lo so che te e i tuoi amici ci avete un debole per i figli di puttana. Ma dottore, guardi che se io c'ho un debole è solo per una cosa, eh? Ha capito? Non te ne fa un vanto, è un debole comune a tanti. È a seconda, dottore. Vede qua la cicciona là. Sarà una questione di gusto, però io gli devo confessare. Belli, che... lo conosci? Per Belli? Sì. E chi è che non conosce Gioacchino Belli, dottore? C'è pure la statua lì attaccata a Trastevere. C'ha il cilindro, il mantello, il bastone. Sì, sì, ho capito. Tu sai tutto, però non parli. E di chi? E già, di chi? Beh, io me ne vado. Se ti decidi a dirmi qualche cosa di Belli, me lo fai sapere, d'accordo? Ma guardi che io sono pronto a dir tutto dal Belli. Capirai? Chiede a me del Belli. Io e il Belli siamo culo e camicia. E quello mi chiede se lo conosco. Ma ha scritto pure una poesia che dice: noi siamo venuti al mondo impastati de merda e de monnezza. Er merito, er decoro, la grandezza sono tutta mercanzia degli signori. Cristo creò le case e i palazzi per i principi, i marchesi e i cavalieri, e la terra per noi facce de cazzi. Che bella sorpresa, eh? Ah, che palle. Metti le mani sul tetto, Lanza. Io voglio vedere quando fai finito di rompermi i coglioni. Ma non eri confinato in Sardegna? Guarda nella tasca destra. Come sai, i miei rispetti. Come mai non sapevamo che Lanza ha avuto il permesso di venire a Roma? Ma lei non ha ricevuto il fonogramma? No, non ho ricevuto niente. Comunque, se Lanza è a Roma, qualcuno ce l'ha fatto venire, e non certo per fargli fare una vacanza premio. Ma io non capisco. Dico che questa è la prova formale che Lanza è l'assassino di Taddei. E io invece dico che lei sta cercando un capro espiatorio. Vuole qualcuno su cui vendicarsi. Non ho detto questo. Io la conosco piuttosto bene, ma si ricordi che ci sono anche i giornalisti che sono sempre pronti a darci addosso. Io ho diversi amici tra i giornalisti. Ma non credo che bastino degli amici giornalisti per convincere il magistrato. Se è per questo, stia tranquillo. Troverò io argomenti convincenti per il magistrato. Si accomodi, lei. Vieni, andiamo. Buongiorno, commissario. Ma è possibile che passate sempre il tempo a grattarvi le palle? Ma stiamo scrivendo il rapporto. Ah sì, perché adesso avete imparato anche a scrivere? Beh... Piuttosto datevi da fare. Ho bisogno di sapere tutti i movimenti di Lanza. Va bene? Eseguire. Oh, oggi è giro. Me ne sono accorto. Ho detto eseguire. Subito! Va bene. Non vorrei fare la seconda. E cioè? Che noi lo cerchiamo da una parte e lui l'arresta dall'altra. Ciao. Stavolta ci sono io, non succede. Sherlock Holmes. I fascicoli per il commissario. Ah, grazie. Allora, se siamo capiti, eh? Qui bisogna cominciare subito a fare un discorso. Che ci venite a fare a lezione?
Ma avete riempito sto magazzino di robaccia che mi vale un cazzo. Siamo pieni di sozzerie che qui mi pare diventata la casa dello stracciarolo. Bisogna che stabilimo subito che qua, se non pagamo l'affitto al padrone, quello ci caccia via. E se ci caccia via, mi pare pure giusto. E d'altra parte, io c'ho il ristorante, c'ho moglie, c'ho un figlio. Mi sono comprato una cucina nuova e la devo pagare. E se voi non pagate a me, me la portano via. E questo mi pare meno giusto, o no? Noi dovremmo tenere in piedi sta maledetta federazione. A Gigi, li mortacci tua, ma perché la quota non la paghi? Oh! Amonè, ma se non c'è una lira. E vatti a impegnare quel brillocco, no? Che c'ho i gioielli io? Eh? Dove stanno? E che cazzo, che c'ho scritto sale e tabacchi qua? Ma questo è devito. E tu sei de goccio. Passiamo alla lezione del furto della pelliccia, eh? Te, Acica, che dice sei il primo della classe. Quando che devi isolare una pelliccia? Dove hai? Dal pellicciaio. Ecco, poi dice che uno te boccia. Perché? Perché i pellicciari oggi stanno tutti in campana. Se volete rubare una pelliccia, ricordatevi. Oggi l'unico posto è dal parrucchiere. Lo volete far lavorare il cervello, eh? Perché se volete fare i pistoleri, vuol dire che non siete degni di appartenere alla nostra federazione. Questa, Federazione Italiana Gratta Antiviolenza. Non dovemo adoperare le pallottole, dovemo adoperare queste, le palle. Insomma, bisogna seguire l'esempio dei nostri padri, del padre di mio padre, del padre di tuo padre, e via via fino all'anima dei mortacci di tuo nonno. Evviva la figa! Evviva! Evviva pure il culo! Evviva! Ah, che cazzo! Lascia il motore acceso. Ti grida, che sto struzzo? Fermi tutti! Questa è una rapina! Dai, sbrigati, andiamo! Levati! No! No! Levati! La macchina! Al ladro, le mortacci tua! Io! Dividiamoci! Ci vediamo dal monnezza! Chiamate il 113! La pena di morte ci vorrebbe! Altro che! Ma chi avrà informati? Commissario. Attento, attento! È morto? Con questa? No, no, no! Aiuto! Aiuto! No! Aiuto!
forti! Schiaccialo! Frena! Frena! Hai capito, Monnezzi? Eh? Vedi che gli tocca a fare quello stronzo di tuo padre per essersi fatto una pelle con qua cicciona di tua madre? Eh? Ah, non hai capito, amore? Non hai capito? Eccomi qua. Sto a fare lo schiavo. Ecco, sta a guardare. Vedi sto coniglio? Vedi il coniglietto? Ecco, a me è successo uguale a lui. Capito? Ora ti racconto una storia. C'era una volta un coniglietto. E il coniglio viveva libero in mezzo ai prati. Rubava per magnà. Sì, tu mi potresti dire, papà, il prato mica era suo. Ma non da retta, ma che prato? Non ci sono prati dell'altri. I prati sono di tutti, capito? E un giorno arriva uno con la faccia da persona per bene. E, attento perché sono io peggio, eh. Dice, che bello sto coniglietto. Vieni qua, coniglietto. Ecco, vieni qua, coniglietto, vieni. E te lo riduce così, come Gesù Cristo. E mo' è pronto per essere cucinato. Così è successo a me. Eh già, come il coniglio. Guarda, io stavo a fare una sola, no? Viene la madama. Io mi sono messo a cuore. Mi sono messo a cuore, sì, non ho capito. Che devo fare, l'eroe? Che te vergogni? Non ho capito. Devo dire, eccomi qua, sono stato io. Ma che sei matto? Oh, eroi sono finiti, figlio mio, eh. Allora io mi metto a cuore e sono finito dalle parti di Corso Vittorio, Piazza Argentina. Capito dove, no? Capito? Lì e poi a destra botteco scuro, E lì te vado a incrociare, indovina con chi? Con tua madre, con quella mignotta di tua madre, Allora lei là comincia a armare una pantomima, ma sa, ma qua, ma io, ma come sarebbe, ecco, finisco a casa sua, Beh, io sono stato pure contento perché per periodo c'avevo una lira, per cui sono stato contento. E così sei nato te. Tu mi hai rovinato la vita, bello de papà. M'hai rovinato la vita. Io c'ho il terrore. Mi fai paura. Mi fai più paura del demonio, tu. Perché almeno il demonio è brutto, è cattivo. Tu dici, bussavi, vaffanculo. Ma te che te dico? Sei caruccio, con quei occhioni. Ti voglio un sacco di bene. Come faccio a dirti bussavi? Poi non ti so spiegare. Il bene mio è come. È un male, più che un bene, è un bene perché. Vabbè, dopo te lo dico. Ammazza che puzza di merda. Che ti sei cagato addosso? Ah, amore, zio, con tutto quello che c'ho da fare, mo te metti pure a cagare. Carla, ma che è successo? Devi venire da me, subito. Ti prego. Ok, va bene, arrivo fra un quarto d'ora. Ciao. Amore, ma che... Questa te non ti serve più. Come te ci trovi con la faccia contro il muro? Dammi l'altra mano. Ma che vuoi da me? Ammazzate. Ma prima devo io vedere striscià brutto, fio della mignotta. Questo è un acconto per stocchiello. Peccato. La prossima volta aggiusterò la mira. Io adesso invece con la tua ragazza faccio centro. A gusto della scena. Non te la perde. Via qua tu. Non mi toccare. Fermo, non mi toccare.
E non fare tante storie, stronza. L'hai fatto sempre per niente. E una volta che può servire a salvarti la pelle, non lo fai. Ma avanti. Dai, puttana. Ma che aspetti, fallo contento. Spogliati. Avanti, quello t'ammazza. Ma chi vuoi via per culo? Ma non hai capito. Ma non hai capito che fra me e te non c'è nessuna differenza. Ma non te lo ricordi più che siamo tutte e due di Prima Valle? Beh, vabbè. Io sono finito nella polizia. E tu nella malavita, ma in fondo poteva benissimo succedere il contrario. Stamma a sentire, Lanza. Se mi risparmi, se non mi ammazzi, te prometto che ti do una mano, che ti aiuto, te copro io. Lanza, te prego, accetta. Sei più verme di quello che pensavo. Sì, è vero. Sei proprio un vigliacco. E adesso l'ho capito. Sta buona! Lasciami! Sta buona! La chiave, qui dentro la tasca. Lo sai che per un attimo ho creduto che facessi sul serio? Au! Oh. Ci volevamo provare con sti tassinelli. Tu che dici? C'hanno il grano questi. Andiamo, va! È libero questo? Sì, ecco. Prego. Dove andiamo? Ci porti a Piazza delle Muse, per favore, grazie. Bene qui. Scusi, verso via Pezzana. O qui va bene? No. Verso Montantenne. Vai. Oh, ma dove vai? Amato! Amato, ma l'anima del mortacci, tu dove vai? Senta, si fermi, che mi dà fastidio, mi dà. Si deve fermare, si deve. Io sono arrivato. Ma che se fa così, se fa? Il tassì è mio e faccio come mi pare. Intanto, scucite 2.000 lire per corsa. 2.000 lire? Ma chi ce l'ha 2.000 lire? No, tassì, non ha bisogno che se mettiamo d'accordo. Io voglio 2.000 lire. Sinno chiama il carabiniere. Oh, ma che dici? Che chiami? Discutiamo, no? La Cica, guarda un po' quanto c'è. Aspetta, sei. Mo vediamo. Non nulla, eh? Ecco, 720 lire, ti stanno bene? Sto buono, tieni. E vabbè, datemi ste 720 lire e andate a fanculo. A me coglioni,
Ci andà più al cinema che De Niro va montato la testa a tutti. Le sentite tutti, tassi drive, l'anima degli mortacci vostri, dammi retta! Te lo dico io! Che cosa è successo? Sanno Rapinero. Chi è stato? Chi è stato? Certo De Niro. De Niro? Ma lo descrivi. Dunque. Ah, sei tu. E chi doveva essere? C'è Belli. È di là, dai, entra. Ciao. Ciao. Ah, sei arrivato. Allora? Ho trovato tutto. Ce l'ho qui. Laura, non mi avevi detto che dovevi uscire a fare delle spese? Ma veramente io non dovevo uscire per niente. Dai, su, muovete, muovete. Non stare a discutere. Sì, 100.000 basta. Fammi vedere la roba. Ma questo ci avrà l'età di mio nonno. Non vale una minchia. Ma è meglio che c'è in giro. Tu che ne dici? C'ha la molla lenta. Questa si inceppa prima di sparare. Cominciamo male, Gianni. Hai trovato la macchina? Certo, l'ho trovata. E il pilota? Speriamo che non sia arrugginito come questo affare. Sta tranquillo, me l'ha presentata Ermonnez. Ci si può fidare di questo Monnez? C'ha le sue idee. Lui c'ha le sue idee e io c'ho le mie. E che sgarra l'ammazzo. Ermonnez, sono cose che capitano. Come capitano? Non devono capitare. Ma con Tassinaro sapete rapinare. E che? Allora, oggi a lezione famo sullo sgancio d'orologio. Dunque, dovete adocchiare uno che ci abbia l'orologio col cinturino de cuoio e sul polso destro. Chi lo porta così? Io ci porto. E te pareva? Via qua, dai. Sì. Allora, tu stai a camminare, io gli vado incontro, faccio finta di essere amico suo, faccio finta, Allora, guarda, cammina, dai. Io dico, ah, Giorgio, come stai? Rimortasci? Quando ho detto rimortasci, già io ho preso, ecco qua. Ma come ha fatto? Come ho fatto? Ve lo faccio rivedere, eh? Attenti al mignolo, ermignolo, il segreto sta nel mignolo. Vai là, rifamolo. Replay, Io cammino. Giorgio, come stai? Riportasci. Ecco, quello fa, ah, ma mi scusi, io non la conosco. Intanto tu questo te lo metti in tasca e devi dire, oh, scusi tanto, dottor, pensavo che era un amico mio, arrivederci. Ecco, va a posto, va. Adesso passiamo ad un altro argomento. Dunque, scusa, Monnet, l'orologio è mio. Ah, fa pure schifo, Dunque, passiamo al portafoglio. Dovemo fare la prova cosiddetta del tocco magico col pupazzo. Voi lo salutate e io lo dovete sfilare. Attenti però, se la mano tocca il corpo della persona, ovvero il legno del manichino, questo svaga e gli si accenne la capoccia. Mo lo metto qua e famo le prove. Allora, rifamo la stessa scena di prima, Lui cammina, Io gli vado incontro, allora. A Giorgio, come stai? Ma si chiamano tutti Giorgio. Non si è acceso, vuol dire che non ho toccato. Forte Ermonnezza. Vabbè. Adesso voi, Chi vi è? Vediamo un po'. Tu, Jürbrinner, via qua. Fa la stessa cosa che ho fatto io, Vai avanti, Giorgio, come stai? A Giorgio, mortacci tua, come stai? Lui sta bene, tu fai schifo invece. Quella a momenti fa cortocircuito. O devo rifare, è vero? O devo rifare? E vabbè, va a posto, va. Avanti. Ah, Monnet, senti un po', Monnet. Di un po'. Stava ancora a pensare all'orologio. Sì. Se uno invece l'orologio lo porta a sinistra come lo portano tutti, e se invece del cinturino de pelle ci avesse il cinturino de metallo, noi che famo? Ah, capito. C'ha l'orologio nella sinistra. Il coso di metallo. Ah, Gigi, ma quanti cazzi vuoi sapere? Oh! Ci siamo arrivati ancora. Quello domani, il secondo capitolo.
Non lo sospetterebbero mai proprio qua davanti. Li deve stringere al marciapiede all'improvviso, in modo che non abbiano né il tempo né lo spazio per reagire. È quasi ora, andiamo. Seguile per un po'. Poi le precediamo sul posto. Dai, sorpassa le ore. State pronti. Apri! Apri lo sportello! Apri, se no t'ammazzo! Apri! Via! Anche i vecchi anteproiettili avevano quei figli di puttana. A me che sparate così non mi piace proprio per niente. Ah, non ti piace quando si spara? Pure uno senza coglione ci doveva mandare col minchia morgia di monnezza. Gira la prima a destra. E facci scendere. E non dimenticate di fare il cambio della macchina. Ferma, ferma, ferma! La vernacchia desidera... Au! A stronza, ma che cazzo sta a fa ancora lì la produzione? Oh, vieni qua che c'è il sacco da fa! E mo che fai, piagni? Perché stai a piagni? Che devi scureggiare? E scureggia, no? Eh? Ah, nel film. E io che dovrei fare secondo te? Parlare con la produzione, col dottore. Vabbè, tu fai una cosa, tu vieni qua che qua c'è il sacco di cose da fare, capito? Vieni qua e poi ci parlo io con qui, zozzoni là. Vabbè. Ecco, guardate bene queste foto. No. Curati Giacomo. No. Non mi pare. Mastro Giovanni Piero. No. Rinaldi Osvaldo. Aspetta. Questo potrebbe essere uno. Fammi vedere. Tu che ne dici? Sì, può darsi, ma non potrei giurarci però. Ma sì, questo era quello che guidava la macchina. Signor commissario, sono sicuro che è lui. Ranocchia, ma guarda in che cavolo di pasticcia... Lei sono conosce quel figlio di puttana? Vagamente. Mi chiama Marchetti, me lo fa venire subito. Grazie. Allora noi possiamo andare via, commissario. Non ancora. Ma è tutta la mattinata che siamo qui. Dovrete aspettare i risultati delle perizie balistiche. Va a finire che i delinquenti restano liberi e noi ci ritroviamo al fresco. Si calmi, io sono qui per svolgere le indagini. Devo stabilire come sono andati i fatti realmente. Ma è roba da matti. Guardi che siamo noi ad aver subito un tentativo di rapina. Allora la prossima volta chiedete una scorta. Vi costa poco e non rischiate niente. Perché? Si può avere? Certo. La polizia è al servizio del cittadino. O no? Ma non lo capisci, Agnese. Devi aiutarmi. Io non so niente, davvero. Lo vedo così poco perché guida un camion, fa certi orari. E poi con quello che guadagna. Ogni tanto viene, mi dà un po' di soldi e poi riparte. Ma Combelli si è cacciato nei guai. Sono dei killer professionisti, con quelli rischia l'ergastolo. Io non ci credo che mi dica delle bugie. Guarda, che se non mi dai una mano di tuo marito, ti rimarrà soltanto questa. Mi sono spiegato?
Se ci dovessi ripensare, me lo fai sapere, eh? Pronto? Ah, pronto, dottore. Vorrei parlare col produttore del film Torna a casa Spermula. Sono io. Ah, buongiorno, dottore. Senta, io sono Maraschi Sergio. Sono l'uomo dell'artista Ciacci Maria. Mi dica. Senta, ma scusi un po', ma è vero che la volete far scureggiare? Ma tu non ce l'hai. Sì, tanto non ce l'hai. Non mi pare carino. Non ce l'hai. No? Cioè, una bella ragazza che... Se mette a scureggiare il cinema, non mi pare carino tanto. Ma è una trovata. Appunto, dico, come trovata fa un po' schifo, non trovo. E allora rinuncia alla parte. No, e come, lei alla parte ci tiene, che capirà come? Che rinuncia? Tutto dipende, no? Dipende dalla paga, dottor. Quanto gli date? 100 a posa. 100 a posa? Ho capito. Amarisso, 100 a posa. Ma... No! E senta, ma quante pose so? 5. 5 pose? E quante scuregge deve fa? No! Una cecina! Non ce va! 10 scuregge? Ma come la pagate voi? A posa o a scureggia? A posa! Ah, ho capito! E in più il cestino, dottor? Certo! Ho capito! Ah, senta, ma vede, la donna mia è un'attrice, come si dice, quotata, capito? È un... sì, lei mi dà 100 a posa, se può fare 150, sennò questa si vergogna, poi mi tocca menaglia, capito? Ma le scuregge sono doppiate! Sono doppiate? Ah, un momento, Sono doppiate! Non ce vado! No, ma vaffanculo. Allora tu, insomma, se non ho capito male, si tratterebbe che la donna mia via lì, no, si mette in posa, fa una decina di scuregge, voi gli ripigliate il culo, ma il rumore non si sente. Ho capito, sì. Silenzioso, insomma. Senta, allora tu, fammo così, guardi, così accontentiamo tutti. Fammo così. L'attrice viene e mette il culo per 100.000. Poi arrivo io e gli scureggio per 50, così almeno arriviamo a 150, tu. E va bene. Senta. Ma che lei è froscio? Sì, perché? Vabbè, contento lei, è il culo è il suo, dottor, ci mancherebbe, altro che. Sono contento di averla conosciuta, Che me vuoi far fare, disgraziato? Sposare non me vuoi sposare? Se almeno ero tua moglie, certe cose non le facevo. Ma che te sta a inventare? Ma che te sta a inventare? Oh! Ho capito. Sai tu che vuoi fare la fanatica, no? Vuoi far cinema? Scureggi! Così ti impari a fare la diva, Maria, No! Sì! No! Sì, e poi quelli mica te pagano a uffa, oh. E qua c'è la crisi, la gente non va più al cinema, non li fanno fumare, c'hanno tutti il televisore a colori. Se vede che quelli hanno pensato che il culo tuo chiama, no? E fa difficile, scusa. E devi andare a lavorare. Via qua, bello di papà, via qua, via, che mamma va a fare attrice. Mamma va a fare attrice, va a far finta Sandokan, capito? Va a fare la principessa. Arta e la marea, Sandogancia la diarea, e Marianna nel vasetto gli puliva il berculetto. Vabbè, richiamo più tardi, ciao. Pronto, chi parla? Sono Ranocchia, c'è Belli. No, non c'è. Senti, Bella, io lo so che sta lì. Digli che me ne vedrà i sordi che avevamo stabilito. E non facesse scherzi se non l'ammazzo. Ha detto che t'ammazza. Tu non ti preoccupare. Quello comincia a rompere la minchia. Chi? Ranocchia. È un casino. È meglio dargli i soldi. Perché? Perché è amico di Monnezza? Già. Perché se tocchi lui è come se toccassi Monnezza. Io me ne fotto di tutti, pure di Monnezza. Se quello continua a telefonare finisce che lo faccio stare zitto per sempre. Sono stato chiaro, vero? Dammi retta, dagli i soldi e leviamocelo dalle palle. C'è sempre tempo. Vieni da là. Laura, vai al supermercato a comprare qualche scatola di biscotti e un paio di bottiglie d'acqua minerale. Serve subito? Subito. Domani deve andare.
andare tutto come dico io, anche a costo di fare una strage. Ma non ce lo sai? Che i tassinari c'hanno il dente avvelenato e girano sempre senza una lira. Oh, a coso, a caciocaco, ma quanto parli bene. Ma io le so, a chi le faccio? I ricchi la grana sta sopportata in Svizzera. Gli orefici a bottega c'hanno più pistole che orologi. Gli appartamenti sono più pieni di antifurti e dei bicchieri. In banca ci stanno le pile dei cambieri. Oh, vuoi vedere che mi tocca andare a lavorare? Buona questa, eppure lì caschi bene, con la disoccupazione che gira. Ma perché non vai per night? Night? Ma fa che? La caccia grossa. Lì vai al sicuro. Tutte le ragazze per bene, con sacco di soldi, si sentono sole, se vogliono divertire. La sera vanno tutte per discoteche, qualcuna rimorchia. Quelle che vanno in bianco, tu l'aspetti da fuori e gli fai la sola. Dichi? E dicono sì, c'è il Coca-Cola che n'hanno che ci campa questo sistema. Marchetti? Sì? Io sono a questo numero. Mi chiami se c'è bisogno, ok? Ok. Dite un po', avete visto Danilo? Non si è visto. Ma do cazzo va questo? Qui mi tocca fare tutto a me. Io poi sta macchina manco la conosco. Ciao. Ah, buonasera. Ma se posso sapendo, cazzo, sei stato? Ho notato uno con la faccia sospetta e mi sono messo a seguirlo. Ah, sì? E fino a dove t'ha portato? Qua, era in brigadiere. Magari in divisa. Guarda che stasera ci tocca di night. E poi fammi favore, a sta macchina metteteci tu, che a me mi fa diventare scemo, dai. Mi dia un altro GB. Lasci pure qui la bottiglia, per piacere. Ma se dobbiamo sentire proprio sta lagna. Dici? E mo te vado a far mettere un altro disco. A discopolo, all'amico mio sto disco non gli piace, vedi da cambiare. Ma non ho capito. Cambia disco. Ah, veramente non si potrebbe? Zitto e fumo, eh. Mi dice quant'è, per favore? 10.000. Non vedi i soldi che c'ha. Con questo usiamo la tattica del Monnezza, senza sfiorarla. Giorgio, come stai? L'ho visto in faccia, che tipo era? Com'è che dite voi a Roma? Dite trucidi. Quello là era proprio un trucido. Andiamo, eh. Oh, ma che ci aveva detto quell'infame del caciotto? È un grandissimo fio della mignotta. Sei pronto? Sì. Telefona giù che stiamo arrivando. Pronto? Sì? Scusi, qui è la stanza 207. Stiamo scendendo. Thank you.
Possiamo andare. Mi dispiace, ma nascesto sfortunato. Ma insomma, Ghini, due morti, due feriti, dei quali uno è gravissimo. Ma che cosa fanno i suoi uomini quando sono di scorta? Quello che possono, considerati i mezzi che abbiamo a disposizione. Sì, sì, lo so, lo sappiamo tutti, ma cerchiamo di non farcene un alibi. Il fatto è che i criminali come Belli sono avvantaggiati rispetto a noi. E lei cosa suggerisce? Cosa suggerisce lei, capo? Ho capito. Lasci perdere. Ha capito, Monnezzi? O qualcuno mi devo sfogare qua, no? O qualcuno mi devo sfogare qua, perché sennò mi parta la brocca. Spacco tutto e me ne vado, perché mi sono proprio rotto le palle a fare lo schiavo a tua madre. Capito? Poi sai che ti dico? Oggi i dottori dicono che i figli devono sapere tutto fin da pischelli, perché sennò... Allora è meglio che ci lo sa subito, guarda. Vabbè? Vabbè, ecco. Meglio che ce lo sai, va. Io sono fio della mignotta, va bene? Sono fio della mignotta, sì. Ma non perché sono dritto, no? Ma perché mia madre batteva davvero. Faceva la mignotta, insomma. Monnezzi, tu nonna faceva la mignotta, capito? Oh, dove stai? Mi stai a sentire? Ma... Sì, ma non odia nessuno se non mi incazzo, E poi era una santa mia madre. E tu mi vuoi dire, sì, papà, ma qua, ma là, ma faceva la mignotta. Ma che cazzo doveva fare, poraccia? Che cazzo doveva fare? Se è figlia di una società sozza e farsa, per forza. Si è imparata. Si è imparata a venire amore sozzo e falso. Ma è lì, è per quello che era la santa, ha capito? Perché anche se il sozzo vendeva amore. Allora tu mi vuoi dire, vabbè, ma era amore falso, papà. A bello di papà, è qui dove te sbagli. E sai perché? Perché lo faceva per dare da mangiare a me quando ero un pischello come te. E che non era amore vero quello? Non è amore vero quello. Poi sai, un giorno ero più grande, mi avevano messo al gabbio. Qua la poveraccia che doveva pagare l'avvocato che costava un sacco di soldi. Che si è messa a fare? Un fattore di quinto si spoglia tutta ignuta per attirare più zozzoni e raddoppiare il prezzo. Era inverno, si è presa una polmonite e sanita per sempre. Poi la mamma mia. Belli, cerca di capire. Ma che cosa me ne faccio io di gioielli che poi non posso mettere in circolazione? Hai fatto un casino. Dai, taglia. Fammi un'offerta ragionevole. 30. 30 cosa? 30 milioni. E ti sono amico. Perché se no tu, tra una settimana, quella valigia, così com'è, la devi dare via per ottenere un passaporto. Amonino, Gianni, va. Le scemoniste se pensi che sono ridotto così male.
Io non credo niente, faccio affari. Comunque ricordati che la mia proposta vale ancora per 48 ore. Sollecita la scientifica, che ci mandino al più presto tutti i risultati dei rapporti balistici. Ah, un'altra cosa, manda fonogrammi a tutte le centrali per arrestare Belli. Ma che, dai gli ordini adesso? Sì, perché? Il commissario. Buongiorno, commissario. Ma insomma, questo è l'ufficio mio o la mensa, eh? Vuoi qualcosa da bere? Abbiamo avuto conferma che il bandito ucciso è Romolo Tocci. Questo è l'incartamento, e di là c'è la madre. Parlaci tu. Rimortacci tua. Struzzo. Mm-hmm. Commissario, per me il bandito che è scappato col bottino è il Belli. Però, sei proprio in forma stamattina. Ho fatto anche diramare fonogrammi a tutte le centrali. Tempo sprecato, non serve a niente. Occupati piuttosto dei ricettatori, è lì che il Belli andrà a vendere i gioielli. Non si preoccupi. Ah, mi raccomando, senza strafare, eh. Non vorrei che Belli si impaurisse e se la squagliasse. Lasci fare a me, commissario. Ah, commissario. Abbiamo saputo che il magistrato ha rilasciato i due ragazzi del Night e l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale non ha retto, perché le ossa rotte le avevano loro. Io l'ho sempre sostenuto. Muscoli tanti, cervello poco. E tu questo me lo chiami un lavoro pulito? Ma che stai a... Vedi, Jenny... Tu non hai capito il concetto. Adesso vedo da spiegartelo meglio. Un conto è essere figli della mignotta. Un conto è essere figli della mignotta e assassini, capito? A noi la violenza non ci è mai piaciuta. Non ci riguarda proprio. Quindi vedi, non mi schiacce più nell'affaracci tua, puliti. Se no noi te damo a sveglia. Compri? Io ho capito una cosa sola, Rano. La prima volta ci stavi pure tu. Perciò stai garmo e non fa stronzate. Oh, questo non è compri proprio. E adesso tocca a Belli. Così ora toccherebbe a me. Ma che sei impazzito? Che? Ora non parla più. Scende, andiamo a prendere la pistola. Ma l'hai ammazzato! Io! Dai, muoviti! Presto, fai un buon lavoro. Non si deve riconoscere. Vieni, leviamoci di torno! Muovete! Ecco il programma. Cinema e poi ristorante, oppure ristorante e poi cinema. Purché sia un film divertente e non un orribile poliziesco all'italiana. Allora, niente cinema. Ristorante e poi a letto. Meglio. Centrale ad auto 1321. Centrale ad auto 1321. Sì? Che c'è? Abbiamo trovato un cadavere a bordo di un'auto. Dove? Nei pressi di via Lanciani. Ti ringrazio, amore. Una serata indimenticabile. Arrivo. Lasso di coppe vince. Attenzione. Dai, va. Pronti? Lasso di coppe è quello che vince. L'occhio è svelto, ma la mano è più svelta ancora. Attenzione, puntare, prego. 10.000 su 5.000. Pure, belli struzzi. Ecco il bicchiere. Ecco, immortale. Se volevo rifare? Dai, va, pronto. Attenzione, lasso di coppe è quello che vince. Attenzione, lasso di coppe. Dov'è il lasso di coppe? Puntare, prego. E mo voglio vedere se mi prendi. 10.000.
e sei più stronzo di prima. Ma che sei affadato? Non siete voi che siete imbranati. Che fa così, così mi lavo pure le mutande, dai. Allora, ma che cazzo vuoi? Lasciami lavorare, no? Allora. Amonè, hanno ammazzato la nocchia. Che hai detto? Hanno ammazzato la nocchia. Come lo sai? L'hanno trovato dentro una macchina, tutto bruciato, mezz'ora fa. Beh, riacchiavi i soldi, Io non posso continuare, se vediamo al ristorante. Era nocchia, due colpi alla schiena, una vera esecuzione. Non ci sono dubbi, è firmato Belli. Me l'hanno ammazzato come un cane. Brutti vigliacchi, ma perché l'hanno fatto? È tutto così assurdo. È terribile. Agni, io non so buono a fare le condoglianze. Io non li so fare i discorsi in queste occasioni. Io so che pure io c'ho un dolore qua, ma so pure che il dolore tuo è molto più grande di quello mio, ecco. Che te posso dire? Cerca di essere forte, fatti coraggio, Agnese. Ma io che devo fare? Che devo fare? Dimmelo tu, monnezza. Non devi fare niente. E che vuoi fare? So io che devo fare qualcosa. E sto qualcosa io ce lo so che tu ci pensa. Capito niente? Va a casa adesso, va. E che vuoi adesso? Sono riuscito a rubare un orologio, come dicevi tu, Cormignolo, però... Però? Però, se n'è accorto. Però intanto gliel'ha portato via, no? Guarda come l'ha ridotto. E io dovrei piangere. E tu mi fai ride. Io dovrei piangere e tu mi fai ride, porca mignotta ladra. Vattene a casa, Gigi, vattene a casa, va. Amonè, oggi non c'è lezione. Ma che lezione vuoi che famo? E perché? Perché so io che ancora non ho imparato. Ma la lezione mi è servita. Adesso ho capito che se c'è qualcuno che ha ammazzato la nocchia, quello so io, Gigi, capito? Solo io. E tu, le storie dei furti, il Cormignolo, il portafoglio, tutto quello che vi ho insegnato, scordatevelo. Abbiamo sbagliato tutto, Gigi. La strada è un'altra. Non ti preoccupare, ci penso io. E il sistema lo trovo per castigarli a quelli. Va, va. Sì, chi è? Io vaffa con la macchina, venga giù, presto. Sei arrivato. Ammazza che svertezza. Amonnezza. Amonne, porca troia. Ma che sei matto? E st'incendio dove sta? Ah, ma ce l'hai con l'incendio. Sta sempre a pensare al fuoco questo. Ma che stai a dire? E fallo contento tu, no? Butti un po' di benzina sulla macchina. Ma che state a fare? Oh. Quello che hai fatto te. Amonne, io non ho bruciato nessuno. Eppure ti avevo detto che era nocchia, era amico mio, no? Io non ho dato fuoco a nessuno. Ah sì? Dici sul serio? Allora famo un gioco. Guarda. Mo te lo spiego, Se tu becchi la mano dove c'è il fiammifero, io te devo dar fuoco. Va bene? Se invece becchi quest'altra mano dove c'è il gettone, tu mi devi dire il nome, l'indirizzo e il telefono. De quel fio della mignotta
che ti ha fatto bruciare l'occhio, va bene? Oh, fermate. È Belli. All'Holiday Inn. 35, 24, 46. Aspetta, aspetta. Dillo a lui, che c'ha buona memoria. 35, 24, 46. Va bene? Ma che vuoi fare? Ecco del gettone. E te che fa? Te chiama i pompieri, stronzo. No! Porca puttana! E beve che ti passano i nervi. Il cervello ti dovevano bruciare, non la macchina. Volevo vedere te al posto mio. Che avresti fatto? State zitto, minchia morda. Guarda, che Monnezza può arrivare qui da un momento all'altro. Senti. No, senti tu. Se Monnezza aveva intenzione di venire qui, arrivava prima di te. Ah, sì? Io non mi fiderei. Starà a mettere insieme un po' di gente prima di presentarsi. Non mi fanno paura. Per quel tipo di gente una soluzione la trovo sempre. E intanto che famo? Cerchiamo di concludere con Nino. E poi? E poi ognuno per sé e Dio per tutti. Ma è Monnezza. Ma cos' che fio è questo Monnezza? Quello non è capace neanche di ammazzare una mosca. Monnet, sono usciti adesso, io li seguo. Va bene. Ok, stai dietro e non ti fa svagare, capito? Ciao. Belli, è stata un'imprudenza venire qui. È in pieno giorno. Ah, me ne fotto. Stasera sono a Palermo. Chi vuoi che mi venga a trovare laggiù? Sono al sicuro. Tu sì, ma io resto qui. Ma che ti tocca a te con tutti i soldi che c'hai? A Monet, stanno da Nino l'immobiliere. Tocca sta in campana, però, c'è sta pure la polizia. Ma aspettavo, ma più siamo meglio stiamo, tu non te muovi. Richiamami quando sorto. Centrale, Gianni e Belli sono da Nino l'immobiliere. Ci siamo. Belli è entrato nel negozio di uno dei più grossi ricettatori della città. Ah, bene, bravi ragazzi, bravi. Andiamo. È arrivato il momento di entrare in azione. Bene. Io vado avanti, tu mi raggiungi con la squadra. Ok. Te l'ho detto, l'affare mi interessa. Ma in questo momento a 60 milioni non ci arrivo. Quanto? Una quarantina al massimo. Ma che, mi vuoi prendere per il culo? Quella è merce che vale almeno 300 milioni. Per me vale 40. Però, se c'è qualcuno che ti fa un'offerta migliore... Non c'è tempo per cercare un'offerta migliore. Senti, facciamo una cosa. Tu mi dai 40 milioni ora e vendo dopo che hai smerciato la roba. Eh? Ma io non vorrei promettere cose che non posso mantenere. Comunque dovete usare molta prudenza. Senti, ci vediamo tra un'ora al garage di via Ludovisi. Voi portate i gioielli e io per adesso vi porto 40 milioni. Un momento. Uscite dal retro. Commissario? Sì? Commissario, ci siamo persi Belli e Gianni. Devono essere usciti dal retro del negozio. Ma porcaccia puttana, certo che siete peggio di un albero di banane. Non ne fate una dritta. Mi pareva. Cavolo vai! E tu dove vai? Da Belli, eh? E qui dentro che porti? Soldi per i gioielli? Che dici? Sto andando in banca a depositare l'incasso. Ah, sì? Bravo! Dimmi. Hanno imboccato via Ludovisi e stanno entrando nel garage sotterraneo. Cacciò, aspettatemi lì che sto a due passi. Non vi muovete che mi potete servire, va bene? Ciao.
Non perdiamo tempo. C'ho l'aereo che mi parte fra un'ora. Stacca. Posso dare uno sguardo ai gioielli? Sei pieno di fiducia, eh? Tutto a posto? Sì. Io non frego mai gli amici. Però fiducia per fiducia, permette che do una controllata ai soldi. Fermi, polizia! Fermi! Attento! Giorgio, dammi la borsa, così c'hai le mani libere. Lo sbirro sta arrivando. Io vado su con l'ascensore. Non mi deve trovare con la borsa, se no me la leva. Fatemela arrivare su voi, forza. Amone, quando vai? Dai. Commissario, ma la valigia? Ti piacciono gli spaghetti alla monnezzara? Ma che c'entra? Offre la ditta. Marie, ecco i soldi del riscatto. Che riscatto? E come quale riscatto? È quello mio e quello del pupo, noi andiamo, no? Ecco no, i soldi, ma che via. Stai a dire? Tu mi ridai il pupo. A Marie, me lo ridai. A Marie, non cominci a cazzare già, non cominci a cazzare già. Tu mi ridai mio figlio, me lo ridai il pupo, ridammelo. Marie, ridammi il pupo. Io me ne devo andare, e guardi, mi stanno a cercare, hai capito? Io me ne devo andare. No. Pia di soldi, Marie. Ingrandisci il ristorante, fai la signora. Non voglio niente. No, io non voglio nessuna trattoria. Tu mi devi sposare, capito? Io rinuncio alla carriera, ma il pupo non voglio che sia figlio di nessuno. Ma senti questo, i mortacci tu è del giorno che t'ho incontrato. Oh, ma che te sta a inventare? Ma che te sta a inventare? Ma che sei matta? Mi fio, è solo roba mia. Io il monnezzino mio non do a nessuno. E ricordati che mentre tu stai a scure già nei film, so io che gli davo da mangiare, ha capito? So io che lo faccio a giocare. E so io che gli pulisco il culetto. E siccome tu non c'eri, so io il mammo. E de mammo ce n'è uno solo, capito? Perciò non ne parlavo più, eh? Prenditi i soldi. A questi dai la parte loro. 20 milioni, 10 sono per te. E l'altri 10 bisogna darli a qua poveraccia d'Agnese. Ha capito? E subito anche, che quella sta pure incinta. Mego io. Agnese aspetta un ragazzino. E che non ce lo sapevi? Un altro po' sgrava. Così sono due l'orfani. Amari, sai che te dico? M'hai rotto la fodera del cazzo. Te saluto. Ah, figlio di una mignotta, dove credi di andare? Io te denuncio, disgraziato! Mettemi il sale sulla coda! E qua, dove vai? Marì, fatta c'è la ragione, tanto ritorno! Ermonnezza, se ne va!